Un tornado devasta la riviera del Brenta. Dolo e Mira si rialzano. Confartigianato e il Corriere della Sera contro l'Italia della burocrazia. F-Gas. Il Ministero chiede la certificazione. Le imprese chiamate all'ennesimo adempimento sul tema. Il gelato artigianale è solo quello fresco e Grom toglie la pubblicità. Contro le truffe agli anziani a Roma scatta la campagna informativa di ANAP Confartigianato. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. L'8 luglio scorso, una tromba d'aria F4 della Scala Fujita, con venti che hanno raggiunto i 300 km orari, ha completamente devastato la riviera del Brenta, quello spicchio di terra che si affaccia sulla laguna veneziana e che comprende i comuni di Dolo e Mira. Due paesi che, forti della cultura tipica di questa terra, si sono già messi all'opera per cancellare le tracce di questo disastro, che ha lasciato dietro di sé un morto, centinaia di feriti, oltre a case e capannoni letteralmente rasi al suolo. La tromba d'aria ha battuto 40 anni di storia, di sacrifici, di lavoro, di debiti, di banche, quindi una situazione veramente devastante. La forza d'animo è eccezionale, abbiamo sollecitato i comuni, abbiamo sollecitato i sindaci, stiamo facendo tutte le azioni operative e di sensibilizzazione nei confronti degli istituti bancari, nei confronti ovviamente dell'amministrazione comunale, regionale e nazionale, mandando i comunicati, perché chiediamo il blocco degli adempimenti fiscali e tributari, chiediamo il blocco dei pagamenti delle rate dei mutui per i dipendenti e per le imprese nei confronti degli istituti, perché le emergenze sono tali e quindi quella liquidità, nel caso noi chiediamo sostanzialmente che nel caso di inattività aziendale del blocco operativo ci sia il blocco di tutto, perché la liquidità che l'azienda ha in casa serve proprio per le emergenze, per comprare proprio viveri, generi alimentari, qualche alloggio, qualche vestito, qualcosa proprio per tirare avanti. L'EBAV, l'ente bilaterale dell'artigianato veneto, ha messo a disposizione un doppio fondo per aiutare economicamente le imprese, lanciando una raccolta fondi Emergenza Imprese Riviera del Brenta, codice IBAN IT09-C039-5901-6001-0000-0136-724, per chi volesse sostenere in prima persona gli artigiani in difficoltà. Buongiorno, bentornati all'appuntamento settimanale con il TG di Confartigianato. Sul palcoscenico internazionale di Expo 2015, ospiti del padiglione del Corriere della Sera, i vertici di Confartigianato hanno denunciato il grande male d'Italia, la burocrazia. Vediamo com'è andata nel servizio di Lorenza Manessi. Il giornalista più agguerrito d'Italia e l'organizzazione imprenditoriale più combattiva. Metteteli insieme e il risultato sarà un attacco frontale al male storico che affligge le piccole imprese, la burocrazia. L'occasione l'ha offerta il Corriere della Sera, che l'11 luglio ha ospitato a Casa Corriere, il padiglione del quotidiano milanese all'interno di Expo 2015, un dibattito con il presidente di Confartigianato Giorgio Merletti e il segretario generale Cesare Fumagalli. A condurre l'incontro Sergio Rizzo, firma di punta del Corriere, che da anni denuncia sprechi e inefficienze italiani e rilancia le posizioni di Confartigianato. Proprio la burocrazia è stata il filo conduttore del confronto, durante il quale, incalzati da Rizzo, i vertici di Confartigianato hanno elencato i tanti ostacoli sul cammino dei piccoli imprenditori italiani. Troppe leggi, confuse e cervellotiche, poche vere semplificazioni, hanno tuonato Merletti e Fumagalli. Cambiano i governi, ma il vizio italico di complicare la vita a cittadini e imprese non muore mai. Anzi, moltiplica il numero e il costo degli adempimenti da rispettare, aumenta il carico di tasse, produce mostri come il Sistri. Stato centrale, regioni e enti locali fanno a gara nell'inventarsi norme, balzelli, certificati, timbri, moduli, permessi. Credo che alla base ci sia un rapporto malato dello Stato verso il contribuente. 98 semplificazioni, 468 complicazioni. Spesso nascono le norme con l'idea di semplificare e poi interviene il sospetto, dice sì, ma se concediamo di non trasmettere tutti i modelli tutti i mesi, ci sono quelli che possono infilarsi e allora anziché beccare il colpevole si toglie un dente a tutti e l'effetto sono le 468 complicazioni a fronte delle 98 semplificazioni. E quando arriva il momento di cambiare le cose, il governo fa un passo indietro, come è avvenuto alla fine di giugno, con la scomparsa dei decreti attuativi della delega fiscale, che avrebbero migliorato la vita di artigiani e piccoli imprenditori.
Alla fine del dibattito, il pubblico di Expo 2015 ha avuto una certezza. Sergio Rizzo e Confartigianato, dai propri rispettivi fronti, continueranno una battaglia comune. Il giornalismo di denuncia e l'Italia delle piccole imprese continueranno a combattere contro l'Italia della burocrazia. Torniamo a parlare di F-Gas, perché in questi giorni il Ministero dell'Ambiente sta sollecitando le imprese registrate nel repertorio nazionale F-Gas, ma non ancora certificate, a colmare questa mancanza o a rispondere a un questionario conoscitivo. Un'attività che va nella direzione di controllo del registro, ma che riporta alla luce i problemi legati all'elevato numero di adempimenti da svolgere per la gestione dei gas fluorurati. Tra tempi troppo stretti per gli adempimenti, le costose duplicazioni delle informazioni, la ricorrente periodicità degli obblighi e le inutili pratiche da svolgere, il fardello che pesa sulle spalle delle piccole imprese che hanno a che fare con gli F-Gas rischia di essere davvero troppo pesante. La soluzione è l'adeguamento delle norme alle indicazioni europee e un massiccio snellimento delle pratiche burocratiche per le imprese. Spacciare un gelato industriale per artigianale è purtroppo facile. In Italia non esiste infatti una distinzione legale tra i due prodotti e si moltiplicano gli abusi. L'ultimo caso scoppiato in questi giorni ha riguardato il noto marchio Grom. Ce ne parla Ivan De Menego. La nostra stanza negli alberghi tristi. Si allunga la lista di marchi famosi che hanno compiuto uno scivolone definendo artigianali propri prodotti che di artigianale hanno ben poco. Dopo divani e patatine fritte, solo per citare i casi più recenti, è la volta dei gelati. Prodotto artigiano è sinonimo di fuoriserie, qualità, abilità manuale, tradizione. Un mix inimitabile di ingredienti eccellenti che messi insieme danno origine a un'esperienza unica e inimitabile che i consumatori cercano e apprezzano. Nulla di strano quindi che, anche in assenza di una precisa legge di riferimento, Grom, la rinomata azienda che dal Piemonte esporta gelati in tutto il mondo, ha dovuto cancellare dai suoi materiali di comunicazione la definizione di artigianale in seguito a una diffida del Codacons. I legali dell'Associazione dei consumatori hanno puntato il dito contro la dimensione aziendale del marchio incompatibile con quella di una ditta artigiana. Si tratta infatti di una spa, ma soprattutto sulle modalità di preparazione del gelato, che per dirsi artigiano dovrebbe essere prodotto in loco e dunque fresco, mentre l'azienda piemontese prepara le miscele in un unico centro produttivo e da lì le smista ovunque, in Italia e all'estero. Un buon gelato artigianale necessita di ingredienti sani e genuini, quali possono essere il latte fresco, la panna fresca, le uova fresche e la frutta fresca. Ovviamente questo non basta, ma per avere un buon gelato artigianale necessita anche saper mettere gli ingredienti giusti al posto giusto, quindi le giuste quantità nel bilanciamento correttamente. Nonostante la battaglia decennale di Confartigianato, l'Italia, patria del gelato e del diritto, non ha ancora una legge che metta precisi paletti tra le definizioni di gelato artigianale e industriale, tra un prodotto fresco e uno semilavorato. E il rischio di abusi, come visto, è dietro l'angolo. E in mezzo rischiano di finirci 39.000 punti vendita di gelati artigiani, con oltre 90.000 addetti. Noi oggi abbiamo a disposizione solamente la legge quadro che stabilisce le caratteristiche di una produzione artigianale, però non stabilisce le caratteristiche del prodotto, cioè quali sono i criteri per l'utilizzo sia delle materie prime e anche, come dicevo, delle corrette bilanciature che definisca il gelato artigianale. Oggi nel mondo il gelato italiano, come la pizza, godono di un'ottima immagine. Noi dobbiamo lavorare affinché nei prossimi anni il nostro prodotto di eccellenza nel mondo possa continuare ad esserlo. ANAP, Confartigianato Roma e Forze dell'Ordine si alleano nella battaglia per prevenire i reati a danno della terza età. Lorenza Manessi. Io sai che faccio? Che fai? Ti do 400.000 lire e l'affare è concluso. E sai che faccio? Do 500.000 lire e l'affare è concluso. Tieni. Ah sì? E che tu dici te? Che tu dici? Che dico?
Io glielo accetto. Il procuratore mi ha dato le 500.000 lire, l'affare è fatto, non ci riuscite più. Arrivederci. Sono passati più di 50 anni da quando Totò riusciva a ingannare l'ingenuo turista vendendogli la Fontana di Trevi. Da allora truffe, raggiri, furti e rapine sono aumentati in maniera esponenziale e soprattutto nelle grandi città come Roma le vittime preferite dai malfattori sono sempre più le persone anziane. Per prevenire questo grave fenomeno, l'Associazione Anziani e Pensionati di Confartigianato Imprese Roma ha dato vita alla campagna Più Sicuri Insieme, presentata il 15 luglio nella sede dell'Associazione Provinciale. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Ministero dell'Interno e con la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di Finanza, alleati per informare gli anziani e le loro famiglie sul tema della sicurezza, soprattutto durante l'estate, quando si moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli. L'area metropolitana romana e alcuni importanti comuni della provincia ci vedono la presenza di nostre sedi. Quindi noi intendiamo fare incontri sul territorio con gli anziani, con i gruppi di riferimento, ma anche con una sensibilizzazione sulle istituzioni. Bisogna avvertire un attimo gli anziani che ci sono questi problemi. Noi siamo in contatto con le forze dell'ordine continuamente, per cui ogni giorno ci facciamo confidare dagli anziani che vengono da noi, in ufficio da noi, per fare i servizi, si confidano con noi e noi gli diamo dei consigli. I consigli delle forze dell'ordine puntano ad alcune regole fondamentali. Il primo consiglio, il più importante consiglio da dare, è quello di non fidarsi delle persone che non si conoscono, le persone che si avvicinano per strada, che ci dicono di volerci aiutare, di voler entrare con questa scusa di voler entrare nelle nostre case, quindi non fare entrare persone che noi non conosciamo nelle nostre case. Conseguentemente chiamare immediatamente le forze dell'ordine per segnalare queste situazioni, per chiedere aiuto. La nuova frontiera adesso delle truffe nei confronti delle persone anziane e non solo è rappresentato dai contratti telefonici che sono previsti per legge, sono una modalità che comunque è molto frequente rispetto alla quale le persone anziane magari non sempre sono strutturate per capire che stanno stipulando un contratto, ma che sono particolarmente pericolosi perché possono essere il cavallo di Troia attraverso il quale un truffatore propriamente detto può introdursi nell'appartamento con la scusa di vendere prodotti più o meno vantaggiosi e quindi realizzare la truffa classica in cui magari vengono poi asportati valori, oggetti o denaro da casa dell'anziano. San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno e Fermo, 23 luglio, Tour del Digitale, appuntamento per scoprire tecnologie, linguaggi e comunità digitali che favoriscono lo sviluppo del territorio e delle imprese. È arrivato il momento della nostra rubrica settimanale conclusiva, il numero della settimana. Vediamo che cosa hanno scoperto i nostri amici dell'Ufficio Studi di Confartigianato. 212.691 sono le imprese artigiane che operano in attività a vocazione turistica. È tutto, l'appuntamento come sempre è per lunedì prossimo alla stessa ora sul sito di Confartigianato e sul nostro canale YouTube. Buona settimana e buon lavoro!